Ciao ragazze, eccomi con il mio tutorial in studio per il trucco correttivo dei difetti e andiamo nello specifico con la nostra modella Clara. Partiamo col trucco correttivo su Clara. Allora, innanzitutto analizziamo il suo viso. E allora, partiamo dai punti diciamo più critici, le criticità su Clara. Allora, la prima che evidenziamo è la palpebra cadente. Oggi faremo un trucco per gli occhi che hanno poca palpebra mobile e la palpebra fissa un po' tendente verso il basso, quindi a cadere. E faremo un trucco che oltre a evidenziare gli occhi bellissimi di Clara, e faremo anche un effetto per tirarli, per farli effetto all'insù. Bene, allora partiamo con il trucco degli occhi. Il video è incentrato soprattutto sugli occhi, quindi la base sarà fatta in maniera abbastanza veloce. Facciamo prima gli occhi per non sporcare la base dopo. Allora, nel trucco per la palpebra cadente, innanzitutto andiamo a stendere un primer su tutta la palpebra, sia mobile che fissa. E andiamo a spalmare il prodotto per bene. Questo per uniformare l'occhio, le discromie dell'occhio, e per far sì che poi l'ombretto, il trucco, sia più resistente e duraturo. La base dell'occhio che deve essere chiara per illuminare lo sguardo. Andiamo a prendere un colore sul beige chiaro, questo, e lo stendiamo su tutta la palpebra. Sia la palpebra mobile che la palpebra fissa. Facciamo la stessa cosa anche sull'altro occhio. Soprattutto per chi è alle prime armi, io consiglio sempre di fare entrambi gli occhi uno dopo l'altro. Quindi fare i vari passaggi in contemporanea, senza fare tutto un occhio e poi l'altro, perché si rischia poi di fare un trucco che non sia simmetrico. Adesso che abbiamo steso tutta la parte chiara, l'ombretto chiaro sulla palpebra, andiamo a fare l'ombra nell'angolo esterno dell'occhio, facendo in modo da riempire circa tre quarti, dopo tre quarti dell'occhio, andando verso l'alto, con un colore che può essere sui toni del marrone, del grigio, diciamo un colore un po' più scuro. La cosa importante è andare in senso obliquo, tirando su l'occhio e la palpebra,
per vedere esattamente dove stiamo colorando. Partiamo con un ombretto medio chiaro e poi intensifichiamo. Aprimi gli occhi. Questo serve per vedere dove l'ombra va all'insù. Dobbiamo andare a fare in modo che l'ombretto scuro si veda e che non venga coperto nella piega. Dopo aver preso l'ombretto marrone più chiaro, andiamo con quello un po' più scuro. Nella piega dell'occhio, poco sopra, sempre nella parte finale dell'occhio. È importante sfumare molto bene. Per non fare effetto occhio pesto. Quindi non fare un trucco che poi risulta pesante. Apri. Ok. Adesso facciamo la stessa cosa nell'altro occhio. Prima l'ombretto marrone più chiaro. Tendiamo. Andiamo in obliquo e facciamo la prima ombra. Poi guardiamo lei quando apre l'occhio, dobbiamo fare l'ombra alla stessa altezza. E andiamo col colore più scuro. Io sto usando questi colori. Chiaro, medio e scuro. Possiamo andare anche verso l'esterno. Per allungare un po' l'occhio e fare l'effetto un po' da gattina. Per completare la bordatura andiamo con l'ombretto, quello medio più chiaro, marrone, e facciamo la parte sotto. Guardami in alto. Andiamo proprio sotto le ciglia. Arriviamo circa a metà. Se l'ombretto è troppo chiaro, andiamo con quello più scuro. E congiungiamo. Questo serve per completare il trucco dell'occhio. La bordatura deve essere sottile. Anche lì per non appesantire troppo lo sguardo. Chiudi. Adesso, quando abbiamo un caso di palpebra molto sottile, molto piccola, per non coprirla completamente, per lasciare dello spazio visibile, bisogna fare una riga nera molto sottile.
aiutarsi, diciamo, se non si è pratiche con eyeliner, che magari è difficile da usare per alcune, non siete proprio capaci, potete usare un pennello di questo tipo, quindi piatto, da eyeliner, magari anche angolato. Prendere un po' di ombretto nero, proprio in punta, e fare una riga nera all'attaccatura delle ciglia. Molto sottile, molto attaccata, per intensificare lo sguardo ma non coprire la palpebra. Potete andare anche un po' verso l'esterno e fare un po' di codina. Ecco, come vedete, quando si usano gli ombretti scuri, a meno che non mettiate sotto qualche cosa, l'ombretto tende sempre a cadere e a sporcare le guance. Per questo sto facendo prima il trucco degli occhi e poi faremo la base. Perché ripulire poi tutto quando hai tutta la base fatta è un po' più complicato, soprattutto se si è inesperti. Sempre col nero facciamo proseguire un po' la riga e la sfumiamo sull'ombra precedente per intensificare il trucco. Entrambi i lati. L'importante è sempre sfumare, sfumare molto bene. Andate pure abbastanza esternamente perché poi vi insegno un trucco per ripulire e fare l'effetto occhio all'insù. Allora, come vedete, l'occhio, siamo riusciti a fare il trucco che va al di sopra della palpebra, della piega. Però abbiamo un po', diciamo, sporcato sotto. E siamo un po' esterni col trucco, quindi troppo nero poi risulta volgare. Allora, cosa si fa quando si deve pulire e fare la riga netta tra l'ombretto e le tempie, diciamo? Si prende una salviettina umidificata, si gira attorno al dito in questo modo, poi si tende l'occhio, si fa un movimento deciso e si pulisce intorno e poi anche sotto. Guarda un attimo. Essendo il nero un colore molto molto pigmentato, anche usando altri tipi di tecniche, comunque avreste sporcato la base. Invece in questo caso, non avendo nulla sotto, possiamo pulire tranquillamente e fare questo effetto di occhio all'insù. Adesso facciamo la stessa cosa da questa parte. Tendiamo l'occhio, andiamo alla fine dell'occhio e tiriamo su con un movimento deciso.
così togliamo l'eccesso di ombretto, ripuliamo bene tutta la zona sottostante l'occhio. E facciamo questo effetto occhio all'insù. Ecco, ovviamente le due parti devono essere sempre simmetriche, quindi controllate che siano uguali. Se non lo sono, accorciate dove lo avete fatto magari di meno. Se vi piace l'effetto netto, magari per una serata, lasciate l'occhio sopra l'ombretto in questo modo, altrimenti lo sfumate ancora un po', prendendo un color carne, come questo, e passandolo dove c'è il nero, in modo da sfumarlo leggermente, non avere quell'effetto troppo netto. Poi va un po' a gusto. L'importante è che il trucco, ecco, non sia mai volgare. Adesso terminiamo mettendo una riga nera nell'interno dell'occhio. Per intensificare lo sguardo. Clara, bravissima, sta resistendo. Luce sempre con l'ombretto chiaro iniziale dove c'è il condotto lacrimale, quindi appena sotto, per illuminare lo sguardo. Se volete potete anche intensificare il colore chiaro nella prima parte dell'occhio. Renderlo ancora più luminoso. Poi, a seconda del tipo di prodotto che utilizzate, potete usare l'ombretto asciutto o bagnato. Mettiamo il mascara, immancabile, guarda a quest'altezza. Lavorate bene il mascara, spazzolate, pettinate bene le ciglia verso l'alto. Guardami. Wow, che ciglia lunghissime! Facciamo anche l'altro occhio. Guarda un po' più su, non troppo. Qui, quest'altezza, ok. Ok.
Il trucco occhi per palpebra cadente è praticamente finito. Come vedete, abbiamo ingrandito la parte visibile dell'occhio con un colore chiaro e fatto l'ombra, intensificato lo sguardo con un ombretto scuro e la matita nera sotto. Un'altra cosa che aiuta molto per chi ha la palpebra mobile molto sottile è il fatto di allargare con la forma delle sopracciglia più possibile la parte fissa, quindi renderla più grande possibile. Delle sopracciglia fatte molto bene. Ok, per ora è tutto. Al prossimo tutorial. Grazie mille di avermi seguita. Ciao ciao!